I will now announce the winner of the 2018 Olympia. We take the Sandow Trophy, the Olympia gold medal, the check for $400,000, and the title of 2018 Mr. Olympia. To our winner and new Olympia champion. Ooh, there it is. It has happened in Las Vegas. For just the 14th time, we have a new Mr. Olympia. Grande sorpresa, Sean Roden ha vinto il Mr. Olympia 2018, tutti davano Philippe per vincitore, me compreso, nessuno si aspettava un Sean Roden in questa condizione e devo dire che sono contento di essere stato smentito, sono contento di aver sbagliato perché Sean se lo meritava. Perché Sean ha vinto? Secondo me più che altro per la definizione, per come si è portato avanti nelle discussioni della conferenza stampa con Philippe, ha mostrato la voglia di vincere che probabilmente non avevamo mai visto in lui in tutti questi anni, e poi è stato un contest molto molto vicino. Infatti se guardiamo la scorecards vedremo che Sean ha vinto con 13 punti e Phil con 17, quindi vuol dire che è stato molto incerto e sino all'ultimo i giudici non erano sicuri chi avrebbe vinto, nessuno era sicuro. Poi c'è da dire che Phil non era al top dei top, ha migliorato secondo me le pose che doveva migliorare, cioè il back double, il front double bicep e il front lat spread che Sean aveva definito come merda, e purtroppo per lui la sua definizione era leggermente indietro rispetto a quella di Sean. Io continuo a pensare che Phil abbia battuto Sean in determinate pose, come ho detto ieri, quindi back double bicep, back lat spread, side tricep, most muscular, e do a Sean le restanti pose. Poi Sean ha dei difetti come tutti i bodybuilder hanno, nessuno è un bodybuilder perfetto. La zona inferiore della schiena di Sean è inferiore a quella di Philippe, è inferiore a quella di molti altri, e allo stesso tempo Phil ha dei difetti, cioè lo stomaco che non riesce bene a controllare, e soprattutto nelle finali è sembrato molto molto in difficoltà anche nel mantenere le pose. Comunque nel mentre vi sto facendo vedere le posing routine, se volete andare sul sito di iHerb.com/olympia ci sono ancora tutte le finali, quindi potete vedervi tutto quanto con calma. Passando alle altre cose, Riley Winkler è arrivato terzo, quindi ha stupito anche me, però mi aspettavo, come ho detto ieri, che sarebbe stata una battaglia tra lui e Bonac, che è arrivato quarto, un Bonac inferiore a quello che abbiamo visto l'anno scorso al Mr. Olympia e quest'anno all'Arnold Classic. Brandon Kerr quinto, Big Ramy sesto, grande delusione, ha portato un pacchetto praticamente uguale a quello che aveva l'anno scorso, non ha migliorato la definizione e nel prejudging è stato molto molto inferiore, quindi secondo me il prejudging l'ha penalizzato molto, perché se avessimo visto solo le finali avremmo potuto piazzarlo più in là con le posizioni, però sicuramente il prejudging gli ha fatto perdere molti punti e non ha portato niente di nuovo di quello che è solito portare, anche se durante la conferenza stampa aveva detto che quest'anno avremmo visto qualcosa che non avevamo mai visto in vita nostra. Dopo Big Ramy, Dexter Jackson, anche lui migliorato nel finale rispetto al prejudging, però come ho detto anche l'anno scorso sul viale del tramonto, Nathan D'Ascia, Cedric McMillan e Steve Kuklo, quindi più o meno ha azzeccato tutta la top 10 a parte le posizioni di 2 o 3. Poi ovviamente sono già partiti quelli che mi criticano perché sono incompetente, poi incompetente per aver fatto delle previsioni 2 giorni prima senza aver visto nessuno sul palco. Non so quanto sia facile fare una cosa del genere senza vedere nessuno sul palco, però più o meno ci ha azzeccato, anche perché non credo che tutti conoscano Steve Kuklo, non credo che nessuno conoscesse Alexis Rivera, che avevo pronosticato che avrebbe fatto bene.
Quindi Alexis Rivera 11esimo, Lucas Osadis 12esimo, Charles Griffin 13esimo, Jan Valier, anche lui al suo primo Mister Olimpia, 14esimo, Michael Lockett 15esimo, e poi Sergio Junior, Josh Wade, Justin Rodriguez e Juan Morel a pari punti a 80 agli ultimi posti. Quindi l'unico che ho cannato completamente forse è Juan Morel, da cui mi aspettavo qualcosina in più, però ci sta. E adesso la domanda è: cosa farà Philippe? Perché subito dopo la sconfitta la sua ragazza, che si chiama Mrs. Heath trattino MRS Heath trattino, su Instagram ha postato una storia dicendo: non lo vedrete mai più. Questo cosa vuol dire? Che Phil si ritirerà? Che non lo vedremo mai più al Mister Olympia o che cosa? Sinceramente non credo che non lo vedremo più, anche se probabilmente la delusione è cocente, il fatto di non aver raggiunto il record di Lee Haney e Ronnie Coleman gli brucia tantissimo. Però, come si dice spesso, la definizione fa vincere gli show. Ho fatto molti video su questo argomento e è impossibile che un vincitore non sia quello con la miglior definizione. Poi subentrano tanti fattori, la politica, che quest'anno probabilmente non c'è stata, perché io davo per scontato la vittoria di Phil, perché in genere al campione basta fare il compitino per vincere, quindi non essere troppo off, e così non è stato. E poi è difficile spodestare il campione. Phil ha perso, Jeremy Buendia ha perso, quindi probabilmente può voler dire anche che i giudici non vogliono più fare come hanno fatto in passato, vogliono cambiare un po' le regole, vogliono decidere che la politica non conta più troppo. Può essere anche questo. Comunque, ha vinto chi se lo meritava di più, ha vinto chi nessuno si aspettava avrebbe vinto. Io, come nessun altro di voi, nessuno si aspettava un Sean Roden, a parte vincere, ma nemmeno nelle prime posizioni. Tutti lo davano per quinto, sesto, invece lui sotto sotto ha fatto il lavoro e l'ha fatto bene, aiutato da Chris Assito e il suo coach Psycho Lewis Fitness, che si è messo a piangere dopo che ha vinto. Quindi è un po' inutile anche criticare me per aver sbagliato una cosa del genere senza aver visto nessuno sul palco, e come me chiunque altro, perché nessuno se l'aspettava. E Sean ha portato il miglior fisico che abbiamo mai visto, il miglior fisico di Sean si intende, non in generale. Ha fatto quello che nessuno pensava sarebbe stato possibile e si merita tutto questo Mister Olympia. Poi dubito che vincerà 8 Mister Olympia di fila, non so nemmeno se lo vincerà l'anno prossimo, però c'è da dire che magari tutte queste polemiche che ci sono state in questi anni sulla bubble gut e sui bodybuilder troppo grossi stiano facendo cambiare la rotta alla FBB e al Mister Olympia, perché abbiamo visto che non basta più essere il più grosso, non basta più essere il campione, e il campione può perdere, e probabilmente vedremo dei Mister Olympia più combattuti, con vincitori che variano di più negli anni. Almeno questo è quello che io mi auguro e quello che spero di vedere. Poi per il resto mi aspettavo un po' di più da molti bodybuilder, mi aspettavo di più da Big Ramy su tutti, mi aspettavo di più da Bonac, forse queste sono le delusioni più grandi. Poi anche Rolly Winkler è andato vicino al quarto posto con Bonac, però erano Bonac e Rolly erano molto molto lontani da Phil e Sean. Per il resto mi ha stupito Cedric, che ha portato un buon pacchetto rispetto alle ultime sue apparizioni, abbastanza definito, abbastanza pieno, e comunque si è difeso bene ed è arrivato nella top 10. Steve Kuklo, sapete che non mi piace per niente, in alcune di queste foto si vede, è un po' un casino secondo me, si salva giusto per la definizione, però di schiena non c'è, certe pose fa male, addominali lo stesso, non mi piacciono molto le sue pose con gli addominali. Non ho messo le foto di tutti i bodybuilder perché alla fine non mi interessa parlare di Josh Wade o
Juan Morello, di quelli che sono arrivati in fondo. Però mi aspettavo un po' di più combattività in questo Mister Olympia, mi aspettavo di più da certi bodybuilder, però sono contento che abbia vinto Sean e sono contento che qualcosa abbia reso questo Mister Olympia più interessante del previsto, sia la vittoria di Sean ma anche la vittoria di anche la sconfitta di Jeremy Buendia e poi ovviamente la vittoria di Flex Lewis e quella di Brion Ainsley, che comunque avevo previsto e questa l'ho azzeccata. Però quando qualcuno azzecca qualcosa è uno stronzo, e quando non azzecca qualcosa è uno stronzo lo stesso. Quindi chi mi vuole seguire continui a seguirmi, chi è intelligente capirà. Ciao.